secondo me di là. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Siamo a Lumpini Park. Cosa? Lumpina? Siamo a Lumpini Park. Io non piace Lumpini. Sono buoni Lumpini. Però non è quello il caso. Siamo ai Lumpini Park. Niente, è un parco enorme in mezzo alla città. Lo stiamo girando in queste poche ore che ci sono rimaste qui a Baffa. Dovrebbero esserci coccodrilli qua. E io sono alla ricerca degli alligatori. Perché? Vuoi chiedergli scusa? Per aver mangiato il suo simile? No, il suo simile era messo lì, appeso sotto fuoco, con la carne ormai che era dura, riscaldata, quindi lo vorrei assaggiare fresco. Quindi lo ucciderai appena pescato, lo vorrei assaggiare. Certo. Io dico che ti pesca lui. A parte gli scherzi, ci sono davvero questi animali? Guarda, ne abbiamo trovato uno. Ma dove? No. Minaccioso, io mi allontano. Lui gli fa la foto. Quel coso prima, l'hai visto tu prima? Sì, lo so. Alza la vista che secondo me ne troviamo altri. Dicevo che a Lumpini Park c'erano intorno ai 400 esemplari di quel tipo di alligatori e infastidivano un po' le persone perché ovviamente fanno branco, i ciclisti si lamentavano e cose così, quindi sono stati spostati altrove e adesso ce n'è solo qualche esemplare rimasto. Ma non solo tra voi quello là. Non sono proprio alligatori, sembrano più lucertole, anzi molto godute. In Thailandia i gattini sono molto socievoli, si fanno accarezzare. Speriamo di avere il tempo di
fare un bagno in piscina. La reception ci ha concesso di lasciarci la camera per un'ora in più, quindi forse ce la facciamo, vedremo. Buongiorno. Buongiorno. A Pulignà. Sarica. Che facciamo? Stiamo andando a Lumpini. Ah no, pensavo dicessi mangiamo. Al solito. Tu mangi, io non posso, io sono a riso e pane. Okay. Letteralmente.